Buonasera, eccoci, buon lunedì, un nuovo appuntamento con il nostro Tutti in Campo per rendicontare quanto è accaduto sui campi di calcio. Ci occupiamo di Serie D, Girone I di eccellenza e di promozione Girone B, e anche con gli ospiti facciamo, insomma, apriamo delle finestre anche su altri campionati in su e in giù, cioè nel senso i campionati professionistici, ma anche prima categoria, seconda categoria, anche perché abbiamo città importanti che sono con le proprie squadre di calcio impegnate in queste categorie anche minori. Penso al Siderno. Allora, con noi in campo questa sera, tra virgolette in campo, Elio Napoli, che torna con noi, opinionista. Poi abbiamo Giuseppe Scali, direttore sportivo della Gioiosa. Poi abbiamo due giovani del Gioiosa, di gran futuro, e cioè abbiamo Giovanni Panucci, giusto, Panuccio, centrocampista, e Daniele Panaia, difensore 2006-2007, Panuccio 2007-2006, Panaia. Hanno già un trascorso importante a Reggio Calabria, per esempio il nostro Giovanni, giusto? Sì, e poi anche un trascorso importante CSPR, giusto? Sì. L'altro nostro amico. Vabbè, di loro parleremo abbondantemente, perché li vogliamo conoscere questi ragazzi, nel caso del Gioiosa questa sera, ma anche di altre società, almeno per quanto riguarda questo lembo di terra, cercheremo un po' di comprenderle tutte quante. Questa sera è la volta del Gioiosa Ioni, che è passato un mese ed è pure tardi, perché Gioiosa, insomma, è sempre molto disponibile, poi molto vicina anche la sede abituale del nostro canale, cioè Roccella Ionica, e quindi una società importante a noi, molto vicina e tra l'altro anche molto cara, che però ieri, insomma, ha avuto, e iniziamo così subito, poi vedremo il quadro della Serie D, una sorta di involuzione, è vero? Dico bene? Sì, sì, o bene. Cos'altro? No, hai detto bene, ecco. Hai visto le belle prestazioni che ci ha fornito. Hai visto la partita, Pino, quindi ieri, diciamo, abbiamo avuto un'involuzione, abbiamo fatto 5-6 passi indietro in base a quello che avevamo fatto nelle precedenti partite, perché, ecco, la prima abbiamo fatto con il San Biasio, abbiamo fatto bene anche perdendo una partita, però giocavamo con una squadra che deve vincere il campionato, che è il San Biasio. Poi abbiamo fatto benissimo contro il Cittanova, che secondo me abbiamo giocato alla pari e siamo riusciti a... Lo dica lei, se no la devo interrompere. Avete incontrato nelle prime due le squadre, che le due che devono vincere il campionato. Benissimo, abbiamo incontrato le prime due che devono vincere il campionato. Vabbè, siamo alle prime puntate, dobbiamo rendere, insomma, sì, la gente. Abbiamo incontrato le due squadre, ecco, che sono le squadre favorite, e però secondo me le prime due partite abbiamo fatto bene. Poi la terza siamo andati a Bocale, una squadra a quest'anno, un grande Bocale, un Bocale costruito bene e che lotta anche ai vertici. Con la giusta tensione, determinazione, e poi pensavate che cosa? Di fare un sol boccone? No, assolutamente. Francamente era quello che pensava anche il sottoscritto e molta gente. No, pensavamo, diciamo, che giocavamo con una squadra alla pari, formata da ragazzi. Non è stato così, sono stati bravi loro a portarsi tre punti a casa. Io sono partito da casa con la vittoria in tasca, praticamente. Tranquillo, insomma. Che... Si devono giocare le partite, sì, hai detto bene che abbiamo fatto dei passi indietro. Se giocavamo ieri come abbiamo fatto le altre partite precedenti, sicuramente riuscivamo a raggiungere, diciamo, un risultato diverso da quello che è stato, che abbiamo perso 1-0. Andiamo alla Serie D, ovviamente ci alterneremo, farò il salto in banco anche questa sera tra le diverse categorie. Fuori casa Vibonese batte Agragas 2-1, Acireale Portici 1-0, fuori casa Siracusa Lamezia 4-1, Regina, la chiameremo così quest'anno, Portici 2-0, fuori casa Ragusa, Locri 2-0, Casalnuovo Castrovillo 3-2, San Cataldese Città di Sant'Agata 1-0, fuori casa Trapani Caricati 3-1, Novegea Gioiese 2-1. La classifica dopo 7 turni al comando Siracusa sempre, ora con 19, Trapani 18, Vibonese 15, Licata Città di Sant'Agata, Agragas 12, Canicati 11, Igea e San Cataldese a 10, a 9 Lamezia, Cireale, Ragusa e Casalnuovo, a 7 la Regina, San Luca, Locri 4, Gioiese, Portici 3, Castrovillari 0 punti. Subito un particolare evidenziamo, lo facciamo con Elio Napoli, sì. Diciamo che se la situazione è questa, abbiamo nei playout solo calabresi. Sì, vabbè. Tra le pericolanti, una calabrese. Vabbè, è giusto, iniziamo male. È giusto fare il punto giornata per giornata, però è chiaro che siamo proprio all'inizio, quindi le squadre verranno fuori, c'è necessità di rodaggio. La Serie D poi è un campionato abbastanza difficile. È da notare però quest'anno che sulla carta io non vedo l'ammazza campionato.
anche perché vabbè, il Siracusa ha iniziato già a macinare delle vittorie, quindi si trova lì in testa alla classifica, però giù c'è il Trapani, verrà fuori pure la Regina, come si chiama ora, Reggio Calabria, perché la Fenice è una delle altre, è brutto questo nome, non è una delle altre, mai. È una delle altre pretendenti. È un campionato quest'anno che dovrebbe registrare un maggiore equilibrio, sì, rispetto ai tornei, ai campionati degli anni, almeno degli ultimi due anni. Però è troppo presto ancora a pensare, verrà a pensare a considerare le zone play out, le zone play off. Certo, il Locri deve iniziare a fare un gioco diverso, perché perdere punti poi alla fine è difficile risalire. Lo stesso Castroviller, la stessa Gioiesi, comunque le squadre calabrese devono un po' lottare di più per cercare di difendersi in questo campionato, che è un campionato sì con maggiore equilibrio, però i valori ci sono. Le siciliane, sì, sì, che hanno un valore in campo più blasonate, un valore in campo anche forse un po' di tasso tecnico più elevato, però le calabrese devono cercare di non metterci da subito già qualcosa di non registrare delle battute di arresto. Siamo all'inizio, però i risultati devono già iniziare a venire per sperare in un campionato dove anche le calabresi diranno la loro in questo torneo, che è un torneo abbastanza complicato. Ti ricordi, piangevamo anche per la Vibonese, no? Quando ci vedemmo, praticamente con, sì, te ci siamo visti sul finire della passata stagione televisiva, no? E piangevamo appunto la Vibonese di aver fatto un campionato triste, insomma, con le lamentele spesso che registravamo, sentivamo del patron. Beh, cambio di passo, cambio deciso, insomma, quest'anno con sicuramente ambizioni importanti. Senti, ne parliamo, ma prima vediamo il servizio. Agragas Vibonese, vediamolo. Arriva subito. Siamo dentro il primo tempo di Agragas Vibonese, lancio lungo a cercare le punte da parte della formazione ospite. Pantano alza lo sguardo, prova a servire in profondità Trombino, il duello con Baldan, Trombino alla media, poi viene cinturato, strattonato, messo giù, punizione per l'Agragas, in area anche Trombino, Pantano e Rea. Parte Grillo e un tiro in porta, la parata salva risultato di Del Bello. Attenzione, ha segnato la Vibonese, ha segnato il numero 9, Tandara, schema ben riuscito, Tandara ha posato sul secondo palo, ha trafitto l'incolpevole Sorrentino. Trombino, attenzione, Tandara, passaggio a rimorchio e sono due, ha raddoppiato la Vibonese, convitto. San Severino, pallone ancora indietro per Rechichi, non riesce a trovare il varco giusto l'Agragas. Grillo, la conclusione, la super parata di Del Bello, paratona del numero 22, palla in angolo. Rea per Baio, in scivolata riesce a mettere palla nel mucchio, poi arriva Rea, anticipato, insiste l'Agragas. Grillo, il tiro in porta, palla sul fondo, applausi per l'Agragas. San Severino con la testa, poi Baldan, Grillo, San Severino, la conclusione, ancora lui, ancora Del Bello a salvare la porta della Vibonese, pallone in angolo, Agragas sfortunatissima, ma di contro un Del Bello super. Palla sul secondo palo, Cipolla con la testa, la super parata ancora di Del Bello, poi giù Trombino, protesta l'Agragas. Rimessa per i biancoazzurri, ancora una palla gol per l'Agragas con Cipolla. Palla in area di rigore, ci prova Grillo, ecco il cross e si rifugia in angolo
da Vibonese, ma l'arbitro non fa battere il calcio d'angolo. Finisce qui il primo tempo, lo chiude avanti la Vibonese per 2-0. Partiti, siamo dentro il secondo tempo di Akragas Vibonese. Non ha trovato il gol nel primo tempo Marrale, la conclusione ancora lui, ancora del bello a salvare la Vibonese. Mamma mia che portiere, complimenti Marrale, 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 Marrale con il sinistro a giro del bello, salva la Vibonese. Altra chance Akragas, di testa ci prova. Parte il numero 44, Recchichi con la testa, la palla è ancora lì, attenzione alla conclusione, ha segnato l'Akragas, ha segnato Andrea Di Mauro, la riapre il gigante. Parte Grillo, palla sul secondo palo, Cipolla con la testa tutto solo, non inquadra lo specchio della porta, peccato. Cipolla con la testa, poi Recchichi, attenzione, sbaglia Recchichi, attenzione, e palla fuori, fallisce il gol del KO, la Vibonese con l'attaccante Tardara. Trambino, insiste l'Akragas, Marrale, Marrale, punta la porta avversaria, entra in area Marrale, Marrale, passaggio a rimorchio, Trambino, e poi del bello. Pallone per Sorrentino, non c'è più tempo, finisce qui, esultanza! Mi sembra che... Rieccoci in studio, commentavamo con gli ospiti in studio quanto abbiamo visto. Ecco, ma al di là di quello che abbiamo visto, io chiedo al direttore, è importante, credo sia un passaggio importante, avere delle relazioni con queste squadre che sono le più importanti in Calabria, cioè squadre che sono in categorie inferiori, ma mi riferisco anche alla Gioiosa Ionica e vorrei capire anche le altre qui del comprensorio, che sono tante. Ecco, se ci sono relazioni, perché è importante anche per mettere in contatto anche qualche ragazzo promettente. No, noi a livello di... Ecco, ad esempio voi. Noi a livello di società dell'OS Gioiosa abbiamo degli ottimi rapporti sia col Catanzaro Calcio, perché queste ancora state, meglio, ancora sì, meglio, sì, Serie B. Sì. Quest'estate abbiamo fatto, diciamo, far fare la prova al nostro portiere, sei nato, abbiamo rapporti direttamente con il signor Moro, e il responsabile del settore giovanile, e con la regina pure, perché ecco, anche con il discorso qua di Panuccio, di Cecere, che sono arrivati a Gioiosa Ionica, due calciatori importanti per noi. E niente, noi cerchiamo di avere rapporti buoni con tutte le società, anche con le società della nostra stessa categoria, dell'eccellenza, e anche con gli altri promozioni. Cerchiamo di avere rapporto buono con questo tutti. Questo da questa parte, dirigente di una società di categoria inferiore, ma si metta, ecco, un attimo dall'altra parte, cioè sono giuste le attenzioni verso le squadre minori, le altre squadre calabresi di queste società maggiori calabresi, o vanno a pescare e lo fanno piuttosto in altre regioni? Cosa accade? Cosa fanno queste società? Le società professioniste. Sì, meglio mi riferisco a Vibonese, insomma, sì. Lamezia. No, cercano di pescare, diciamo, anche nel nostro comprensorio. Cioè, sono attente, sì, diciamo, ai movimenti, ecco, locali. Adesso la Vibonese ha preso un ragazzo di Gioiosa, è Mitica, un 2006 interessante, ecco, ed è la Vibo. Anche il Catanzaro, diciamo, ha fatto parecchie richieste dei parecchi calciatori nostri. Noi abbiamo anche un 2008 molto importante, Gallo, che quest'estate è stato, diciamo, voluto da parecchie società, il Perugia. Avevamo già chiuso con il Perugia, e no, bene o male, ecco, cerchiamo di fare Io il nostro meglio. Saluto e proseguo su questo filone Saro Bellè. Saro, ciao, benvenuto in trasmissione. Ma piuttosto, ecco, invece la regina mi parla degli anni passati. Sì, ti senti, parla un po', così facciamo le prove in diretta praticamente. Va bene, si sente, Saro. Dunque, la regina piuttosto negli anni passati ha guardato al nord e poco ai ragazzi. No, dimmi tu, io adesso insomma sarò provocatore, ma dimmi tu che cosa ha fatto e che cosa può fare adesso in futuro questa nuova società, dato che la categoria è inferiore, quindi potrebbe meglio guardare alle belle realtà, e ce ne sono anche in questa fascia ionica. Saro?
Ma guarda, la Regina veramente aveva costruito un settore giovanile con Peppe Geria molto importante. Va detto e va riconosciuto che il lavoro di Geria era stato un lavoro certosino che avrebbe portato dei grossissimi risultati da qui a breve. Fra l'altro aveva già selezionato circa 45 giocatori per tutte le categorie che la Regina sarebbe dovuta andare a fare qualora avesse fatto la Serie B. Purtroppo è crollato tutto, Peppe Geria se n'è andato al Rimini e lì fa il direttore generale, quindi è cambiata tutta l'impostazione. In questo momento la Regina ha difficoltà a reperire giocatori sul territorio per fare sia la juniores quanto gli allievi. Molti ragazzi dello scorso anno che giocavano nelle categorie inferiori stanno facendo, che so, il 2008 stanno facendo la juniores per esempio, no? Dove dovrebbero giocare il 2006, quindi è in difficoltà ed è alla ricerca di giocatori, per cui qualora nella fascia ionica, che è stata sempre ricca, ci fossero dei giocatori interessati, possono star certi che lì a Reggio Calabria stanno tentando di ricostruire un settore giovanile che sono obbligati a farlo. Inizialmente non lo volevano fare neanche alla New York, ma 15.000 euro di multa erano eccessivi per non fare un campionato, certo, che era importante fare obbligatorio, perché la Regina, o meglio la Fenice Amaranto, si chiama così, non si chiama Regina 1914, il simbolo è sempre di Saladini, vedremo poi cosa succederà nel tempo. La Regina doveva fare una squadra che fosse appetibile ai tifosi e ieri 4.000 tifosi hanno risposto presente e hanno spinto la squadra a una vittoria importante. Ed è la seconda consecutiva, sì, dopo quella infrasettimanale, per cui io che sono un po' fiducioso rispetto a tanti commenti che leggo rispetto a questa società, che ricordo a gente come Pellegrini, che è stato un giocatore importante, allenatore, direttore sportivo della, è stato a Catania, così come all'interno dello staff una dirigenza di tutto certo, rispetto. Per cui intanto godiamoci questa Regina finalmente, o Fenice Amaranto, che dir si voglia, che dir si chiami, perché sta dando risposte. Ha come capitano un tale che si chiama Barilla, ricordo a tutti quando fece il gol alla Juve. Voglio dire, la Regina non è che è una squadretta da quattro soldi, dirà la sua nel proseguo di questo campionato, anche se è nata 15 giorni fa, però già sta facendo vedere tutto quello che è il valore di una campagna acquisti che non è stata male, per cui finiamola, smettiamola di sparare addosso e sparare sempre contro chi viene da fuori e che ha sostituito chi a Reggio Calabria non c'è, perché diciamocelo bello, chiaro e tondo, dove sono questi imprenditori reggini che si sono immolati per fare una squadra? Non ci sono. Mi viene a sorridere perché penso anche alla nostra piccola realtà, è quello che succede anche a Roccella Ionica nel piccolo. La verità sono infatti sono inconfutabili. Per il terzo anno consecutivo a Reggio Calabria hanno bisogno che venga gente da Catania in questo caso e che faccia la squadra. Per cui onore al merito a chi si è preso questa croce addosso, perché gestire una squadra Reggio Calabria non è una cosa semplice, certo, dice il pubblico esigente. Ecco, gli unici che hanno diritto di parlare sono i tifosi che vanno al campo, e tutti gli altri che stessero zitti, una volta per tutte. Fammi parlare. Poi la vediamo la Regina subito dopo. Intanto chi meglio ci può parlare appunto del settore giovanile, no? Santa Agata, il nostro qui vicino Giovanni Panuccio, che ti sei trovato insomma lì in mezzo a tanta bella gente, anche gente che stiamo... Abbiamo visto anche un tuo compagno di formazione, no? Sì. Il nome? Malara. Ecco, me l'ero dimenticato, no? Ma quanti ce ne sono, no, sparsi nei campi calabresi, in società calabresi? Tu chi hai avuto come formatore, come ti sei trovato in questa esperienza a Sant'Agata? Sì, è un'esperienza bellissima. Ho trascorso 4 anni lì a Reggio. Sì, mister è molto bravo. C'era profumo di professionismo, no? Sì. Di cose fatte veramente per bene, sì? Sì. Abbastanza. Settore giovanile fino all'anno scorso molto normale. Poi ragazzi provenienti da ogni parte, erano ragazzi di Napoli, Catania, da appunto tutto il meridione praticamente, sì, era bello, insomma, uno scambio formidabile, molto formativo. Invece il tuo trascorso, Daniele, tu sei stato qui anche in società vicine, pure insomma hai avuto una formazione bella di sostanza, no?
Ci vuoi ricordare i tuoi allenatori e le tue esperienze passate? Allora, ho avuto Mr. Giorgi, un nome da garanzia. Poi? E gli ultimi 2 anni ho avuto Mr. Franco, Ernesto. Sì. E anche Mr. Gesualdo Albanese. Altro ambiente, insomma, formidabile. Sì. Questo da anni, ovviamente, e dalle nostre parti, ovviamente, un fiore all'occhiello di questa nostra zona. La squadra è, diciamo così, a che, lo chiedo a Saro Bellè, in che percentuale è pronta? È un work in progress, ancora arriva gente, ci sono scouting, che cosa succede a Reggio? Tu che sei, graviti da quelle parti e vedi meglio. Ma guarda, a Reggio in questo momento parlo della regina, sono alla ricerca di un attaccante da doppia cifra. E allora la doppia cifra non è che è facile trovare un attaccante in Serie D da doppia cifra così, dalla sera al mattino, per cui loro hanno puntato su Rosetti. Rosetti in questo momento sicuramente non garantisce né la doppia cifra né una cifra sotto il doppio, perché finora ha sempre segnato 2,5-3 reti ad anno per tutta una serie anche di altri presupposti sbagliati, che sono quelli di avere subito tanti infortuni, e quindi poverino non è che non li fa perché non li vuole fare, evidentemente questo doveva essere l'anno del rilancio. Io mi auguro che comunque anche lui possa dare un contributo notevole a questa squadra, ma è chiaro che non stanno a guardare, non stanno a guardare perché tanto sanno che hanno gli occhi puntati, sembra questa società che abbia un protocollo di esecuzione pronto ad infilzarli, pronto a fucilare sta gente, pronto a infilzarli come dei pesci che sono lì messi per farsi infilzare. Non è questo l'obiettivo di questo gruppo dirigente. Mi sembra che stia facendo bene ed è giusto dare fiducia a questa gente, dare fiducia a gente che viene da fuori e investe, o meglio si fa investire, perché in Serie D non si investe muore nulla, si buttano solo tanti milioni. Chiaramente l'obiettivo è quello di portare questa squadra più in alto possibile, e noi glielo auguriamo perché intanto deve recuperare ancora 2 partite, quindi a 7 punti con queste 2 partite potrebbe già guadagnare una posizione di classifica più o meno discreta qualora fossero 2 vittorie, quindi è una squadra che si è presentata ai nastri di partenza per ultima, i giocatori si stanno conoscendo ora, quindi onore al merito a chi è riuscito a mettere su una squadra che non è il fanalino di coda della Serie D, è una squadra che piano piano, sono sicuro, emergerà. Okay. Perché una città come Reggio Calabria, assetata e assatanata di calcio come poche altre città, ha bisogno di avere una squadra all'altezza, ha bisogno di avere una squadra tra i professionisti, e da quello che vedo, da quello che sento, da quello che mi aspetto, sono sicuro che in qualche modo questi faranno bene. Allora, quindi io glielo auguro di cuore, perché grazie, sono di Villa San Giovanni e quindi amo la regina come si può amare la propria squadra del cuore, che è un'altra, ma non lo dico perché poi farei succedere l'ira di Dio là dentro, allora, perché per caso stasera, ma lo dico dai, sono milanista, e quindi stasera mi godo la vetta solitaria della classifica dopo la batosta per 5-0 che abbiamo subito dall'Inter. E hai tutto il tempo per godertelo, perché adesso si riposa nei professionisti. Dicevo, allora, 4 giorni, 2 vittorie importanti, anche se con società di diverso squadre, di diverso valore, anche se non tragga in inganno, cioè Portici adesso sta un po' risalendo la china, si sta rimettendo a posto, quindi abbiamo visto anche ieri ha messo in difficoltà l'avversaria, dopo un inizio stentato, cambio di allenatore, eccetera, eccetera, abbiamo visto anche all'Ocri, ha vinto all'Ocri, una buona squadra, però il Licata è decisamente una buona squadra, una titolata, e ieri appunto l'ha messa sotto la regina. Allora vediamo questo servizio e poi parliamo magari anche dei trattori, quanti tanti ce ne sono, anche a livello di Gioiosa Ionica, no? Cioè chi fa la squadra ha sempre, voglio dire, è normale, più nemici che amici, no? Gli amici... È così, perché quando le cose perché vanno tutti bene... Perché tutti capiscono di calcio, no? Tutti i direttori sono. Tutti i direttori, tutti allenatori. Ogni paese ci sono 1000 direttori. Però alla fine... Se non fanno la squadra, poi parliamo di la squadra, ecco, e si è visto qua a Rocella l'esempio di Giannitti, parlavano tutti di Giannitti, poi poveretto, ogni volta parlavano male qua a Telemia, e poi se ne andato. Vabbè, era il gioco delle parti adesso, se n'è andato Giannitti, la gente capisce benissimo, insomma, è vero, era un po' mettere il dito nella piaga per fare un po' di dibattito, di discussione, eccetera, eccetera. Allora, vediamo la partita alla regina, intanto servizio. Thank you.
Oreste Granillo di Reggio Calabria, settimo turno del girone I di Serie D, licata di mister Pippetto Romano, una delle tre formazioni imbattute sin qui di questo girone. Rende visita agli Amaranto di mister Trocini, reduce della prima vittoria stagionale sul campo del Portici. Licata che ha ritrovato la vittoria dopo tre pareggi tra le mura amiche contro l'Igea. Al decimo di gioco, l'intervento di Pedalino in area di rigore a terra Barillà, non ha dubbi il direttore di gara, fischia il calcio di rigore alla trasformazione. Il 17 spiazza Valenti e porta in vantaggio gli Amaranto, che al 31esimo andranno di nuovo vicini al gol con Coppola che sfiora la traversa. Era tutto fermo però per posizione di offside. Poco dopo la mezz'ora, buona azione di Rotulo che duetta con Miracori, restituisce la palla al numero 10 deviato in corner da Cham. Fraseggio però Amaranto a destra con Dervisci che serve un bagno, si apre Mungo a destra molto attivo, su avvio di partita il tiro cross, non trova nessun compagno pronto nell'area di rigore. Nella ripresa Licata che prova a destarsi dal proprio torpore, ma sempre Mungo a creare i problemi maggiori. Dentro per Barillà, Marras irrompe in area di rigore senza chiedere permesso, 2-0 per gli Amaranto che con Coppola hanno anche l'occasione per il tris. Attento Valenti a distendersi alla propria destra, il corner del Licata per riaccendere le speranze, sbuca Calaiò nel cuore dell'area di rigore, provvidenziale intervento di Martinez a salvare il risultato. Ancora però in campo aperto gli Amaranto pericolosissimi con Barillà che serve un compagno, Calaiò in estirata stoppa Salandria. Ancora Mungo in area di rigore a destra, tentativo però che non inquadra il bersaglio grosso. Termina così la partita, LFA Reggio Calabria Licata è già storia e termina per 2-0 in favore degli Amaranto. Tanto abbiamo assunto figurativamente il nostro qui vicino Giovanni, perché lui sempre quando abbiamo questi servizi intravede degli amici, dei compagni di squadra, in questo caso uno abbastanza vicino, no? A noi, chi era? Zucco? Zucco, Emanuele Zucco. Guarda, lui fa col ditino, no? Voi lo vedete perché insomma è fuori onda, ah guarda questo ha giocato con me, questo insomma delle nostre parti, che manco noi sappiamo, ovviamente loro per averli frequentati sanno meglio di noi. Dunque, adesso l'eccellenza, mandiamo il grafico con quello che è capitato, intanto si è frizzato Saro, allora aspettiamo di recuperarlo. Grafico del campionato di eccellenza, così vediamo questa bella situazione. Adesso, intanto stilo Monastrace di GS Praia Tortora, poi parleremo anche di campi, Elio, anche perché tutti quanti giocano qui a Roccella a questo punto, Roccella, meno Locri, perché Locri insomma... Vabbè, poi parleremo perché Locri no, anche perché non tutti se lo possono permettere. Allora, fuori casa rende gioiosa 1-0, 1-1 Palmese Cittanova, Paolana Isola 0-0, Reggio Ravagnese Morone 2-0, San Biase Bocale 3-0, Scalea Brancalone 1-0, Soriano Lamezia 2-2. Vediamo la classifica, ecco dicevo il bello di questo campionato. A 8 San Biase, Rende, Reggio Ravagnese, Cittanova, Lamezia, a 7 Soriano, Brancalone, Bocale, e poi a 6 Scalea, DGS, Palmese 5, Stilo Monastrace 3, Paolana 2, Isola Gioiosa e Morrone 1. Classifica ovviamente molto bugiarda secondo me, perché siamo proprio perché siamo agli inizi. Però ecco, se un attimino fantastichiamo, sì, voliamo con la memoria, Elio, diciamo che un campionato sarà bellissimo. Sì, vedo no? La classifica di adesso perché sta molto equilibrato. Io come mio carattere sto sempre con i piedi per terra, siamo sempre all'inizio della stagione, lo stesso discorso vale anche come per esempio vale per la Serie D, come per la Serie D vale anche per l'eccellenza, però non deve ingannarci l'attuale classifica dell'eccellenza. Ci sono sì appaiate a 8 punti, credo 5 formazioni. Vediamo la classifica. Sì, vediamo la classifica, ci sono 5 formazioni, tra cui anche il Rende che ieri ha battuto il Gioiosa in trasferta qui a Roccella. Quindi vediamo la classifica, ci sono 5 formazioni. San Biase, Rende che al comando, che 7 giorni fa ha perso 3-0 in casa. Reggio Ravagnese, Cittanova e Vigor Lamezia. Alla fine però, alla lunga, io dico, le due squadre che sono state attrezzate non solo sulla carta ma anche dal punto di vista del tasso tecnico per fare il salto di categoria sono San Biase e Cittanova. È vero che ancora siamo in una fase di rodaggio,
Quindi quello che dice attualmente a quattro giornate la classifica non è da considerarlo come un ragionamento e neanche come un'ipotesi. Anche nella parte bassa della classifica, dove troviamo un Gioiosa che ha dovuto incontrare nelle prime quattro giornate almeno tre pretendenti alla vittoria finale del torneo, San Biasio, Cittanova, ma anche il Rende, perché io ho visto ieri un Rende che giocava bene, un gioco corale fatto anche di giovani, una velocità. Poi c'è un ragazzo, il numero 10 che sterminava, riusciva, forse era in forma ieri, però il tasso tecnico, Marasco, il tasso tecnico di questo ragazzo è abbastanza importante. Quindi neanche nella parte bassa della classifica è da prendere in considerazione l'attuale situazione. Il Gioiosa, per esempio, alla lunga verrà fuori. La squadra che hanno attrezzato il dirigente quest'anno sicuramente è di gran lunga superiore a quella che abbiamo visto l'anno scorso durante tutto il campionato. Quest'anno hanno una punta che è bravo, va servito meglio, almeno nel ieri quello che ho visto, soprattutto con le fasce laterali che devono giocare di più per lanciare i palloni in aria. Però quest'anno c'è l'attaccante, l'anno scorso non c'è un ragazzo del vivaio locale che è Tromba, che è anche bravo. Manca però un faro, sicuramente i dirigenti, qui c'è il direttore sportivo, manca il faro a centrocampo, quindi un rimpiazzo di questo tipo non sarebbe sbagliato. Però io dico, non sarà questo un campionato facile. L'eccellenza è un campionato dove c'è molto più agonismo, magari con un po' di tasso tecnico più basso rispetto alla Serie D sicuramente. Quindi è un campionato più agonistico, più forte, bisogna avere più cattiveria, ecco quello che io credo in campo i ragazzi devono dimostrare, perché nessuno consente le giocate facili. Quindi io dico che alla fine il campionato sarà dominato dal Cittanova e dal San Biasi. Il Gioiosa inizierà a risalire la china, deve iniziare a fare i punti, e quindi potrebbe occupare già con le prossime settimane una delle posizioni centrali della classifica. Deve iniziare a fare punti, perché non ci sono le squadre tappeto, non ci sono le squadre materasso, almeno da quello che si sta vedendo. Vabbè. Ogni squadra è attrezzata per mantenere la categoria. Bisogna chiedere consensi e pareri anche al Brancaleone, che incontrerete tre volte. Brancaleone, diciamo, campionato. È una grande squadra, una squadra che ha fatto benissimo l'anno scorso. Senti, così è una falsità, sì. Scali, cioè una cosa, cioè, grossolana, sì. In maniera molto semplicistica. Quando c'era la squadra, mancava l'attaccante, adesso che c'è l'attaccante, giusto, bello, vero, c'è meno squadra. No, la squadra. No, è una falsità, l'ho premesso io, perché a me, no, ecco, squadra... io lo dico subito, così sfatiamo ogni tabù. A me, come piace Gioiosa quest'anno, negli ultimi 10-20 anni, ecco, non ho mai visto tanta roba, tanta qualità. No, poi hanno puntato sui ragazzi. La squadra, diciamo, è stata costruita, quest'anno è stata costruita bene, certo. Però ancora i risultati non dicono questo. Però è una squadra imbottita di giovani, i migliori giovani della zona sono a Gioiosa Ionica. Abbiamo qua già abbiamo due ragazzi molto importanti, Panuccio 2007, Panaia 2006, poi abbiamo un ragazzo Fazzolari 2005, poi avevamo già i ragazzi l'anno scorso, abbiamo Tromba e Gentile che sono stati poi invidiati. Anche questo aspetto, il trionfo della gioiosità. Benissimo, è questo che dobbiamo richiamare. Bravissimo. Noi abbiamo Gentile di Gioiosa, Tromba di Gioiosa, Panuccio di Gioiosa e Panaia di Gioiosa. Agostino, un altro ragazzo di Gioiosa. Abbiamo tantissime ragazze di Gioiosa, capito, che sono qua con noi quest'anno. Sì. Oltre ai vari Cecere, che è un 2005, e poi abbiamo anche del nostro settore giovanile, il Bovino, un bravissimo ragazzo. Questo Bovino, aspetto, insomma, un ragazzo 2006 molto promettente. Abbiamo Triclo, un 2006. Di Siderno, Angie 2005, sì. Ruso, tutti ragazzini, uno meglio dell'altro secondo me. Abbiamo preso i migliori giovani che ci sono in zona e vogliamo fare innanzitutto crescere i giovani e costruire una squadra per il futuro, sempre più diciamo meno stranieri possibile. Però quest'anno gli stranieri ci vogliono,
perché se no non facciamo niente. Sì. E puntiamo, ecco, speriamo che riusciamo ad essere bravi in modo tale che rimangano qui da noi questi giovani. Poi abbiamo anche un bel portiere 2007, sei nato, di sì. Gioiosa Ionica. Abbiamo preso anche un altro portiere promettente, Domenico Bucchino, che era a Bevongi e l'anno scorso ha fatto già parecchie presenze in promozione. Quindi noi stiamo cercando che si aggiungono di... già due buonissimi portieri come Benissimo, poi abbiamo Pellegrino, sempre un gioiosano, Gomes, un altro gioiosano. Quindi noi cerchiamo di innanzitutto di prendere ragazzi locali e diciamo oltre ragazzi anche e con esperienza, però sempre. Io ho lanciato una provocazione. Qua. Il centrocampo ieri, a mio parere, era spento. Era spento perché ci sarà qualche innesto nuovo oppure qualche uomo faro. Oppure bisogna rivedere qualche cosa in quella parte del campo. E ieri, ecco, innanzitutto è stata una partita, diciamo, secondo me non era il Gioiosa che volevo io. Non era il Gioiosa che abbiamo visto le partite precedenti. E c'era Ferrara che, diciamo, è stato ammalato tutta la settimana e ieri ha giocato così e l'abbiamo visto, perché senza Ferrara a centrocampo già siamo. Poi dove è normale che abbiamo i ragazzi, i nostri ragazzi, Canfri, che è un punto fermo del Gioiosa, però dove deve dare di più, perché qua se dà di più va bene, altrimenti dobbiamo trovare negli anni passati, se no dobbiamo trovare la soluzione. Poi abbiamo anche Panetta, un ragazzo gioiosano. I centrocampisti ieri c'erano, però abbiamo anche dei giovani interessanti, perché abbiamo ieri 2005. Stato più pericoloso Panetta che Quintero. E Quintero ha avuto la febbre tutta la settimana, pure ecco, lui. Allora che il mister era, diciamo, era e non sapeva che doveva fare, quindi era l'ha messo. Era preoccupato, ecco. Sì, era stato pericoloso. E si è visto, nei calci di punizione, si è visto che... Non parlerei tanto di bravura dei difensori. Una giornata da dimenticare, però abbiamo sempre giocato con una squadra che oggi è prima in classifica, non è che abbiamo giocato con l'ultima... Fermiamoci qua. Sulla qualità del Rende e anche sulla partita del Gioiosa ci facciamo dire anche da Daniele. E qui ragazzi, come hai visto questa partita? Secondo te che difficoltà hai incontrato la tua squadra, la partita di ieri? Sono entrato in campo con un pizzico in più di cattiveria. Loro hanno vinto questa partita con un pizzico in più di cattiveria. È mancata quella Cazzimma che piace tanto al tecnico del Napoli, ieri mancata anche in occasione della partita con la Fiorentina. È vero. Ma voglio dire, però insomma parliamo anche dei meriti di questo Rende, no? Forse Elio faceva cenno, anche il Rende insomma è piaciuto. Sì, una squadra veloce, una buona intesa, un dialogo quasi perfetto in tutti i reparti. Guarda, secondo me una squadra che ha segnato il gol, che poi è stato il gol della vittoria, a 15 minuti dall'inizio della partita, sì, al 16esimo. E ha poi saputo mantenere il risultato, fino a gestire il risultato per tutta la durata dell'incontro, significa che è una squadra che sa cosa fare in campo, ma se sa cosa fare in campo è importante anche al tecnico, che secondo me è uno dei tecnici più giovani, più interessanti. Poi anche lui ha un trascorso importante che Riscardi, sì, è così, che tanti non sanno, ma qualche volta magari ne parleremo meglio. Vediamo la qualità in più che ci ha messo ieri il Rende in occasione di questa partita col Gioiosa. Abbiamo appunto Viscardi nell'intervista, sentiamolo. I suoi già dal primo minuto, raddoppi, velocità, certo un'altra squadra rispetto a 7 giorni fa, o no? Guarda, sicuramente settimana scorsa abbiamo peccato un po' di deconcentrazione, perché pensavamo che nelle prime due partite tutto fosse facile, però lo Scalè è venuto da noi, ha fatto la sua onesta partita, quindi abbiamo fatto un piccolo passo indietro rispetto alle due gare. Però oggi i ragazzi sono stati veramente veramente bravi, avevamo intenzione di venire qui e fare la partita, sapevamo che il Gioiosa Ionica era una squadra ferita, ancora non aveva vinto nessuna gara e pensavamo, ipotizzavamo che volesse fare la partita, però noi abbiamo ribattuto, siamo venuti qua a prenderli alti nei primi 20-25 minuti e pensavamo di poterli fare male e di poter fare gol, così è stato. E abbiamo avuto altre due o tre occasioni per cercare il raddoppio, due episodi arbitrali in area di rigore avversaria, dove secondo me c'è stato un po' di cattiva comunicazione tra guardalinea e arbitro, però tutto sommato va bene, è una squadra giovane, sono stracontento perché questo è un campo difficile, difficilmente altre squadre verranno a vincere qua e oggi i ragazzi hanno fatto una prova veramente di maturità. Obiettivi? Obiettivi è quello di valorizzare i giovani e di salvarci il prima possibile. Sara, una domanda, diciamo così, figurativamente, se dovessimo fare tre fasce, fascia A, fascia B, fascia C, cioè squadre insomma d'alta classifica, centro classifica,
fondo della classifica. Reggio Ravagnese dove la possiamo collocare? Certo non in fondo alla classifica, ma il nuovo campionato? Ma guarda, poco fa chi mi ha preceduto ha già detto chi è che ha costruito le squadre per poter ambire alla vittoria finale del campionato. E non v'è dubbio che le due formazioni, quella Lametina del San Biase, così come quella del Cittanova, sono quelle probabilmente, sicuramente meglio attrezzate per il salto di categoria. Però questo inizio di campionato ci fa vedere che c'è una partenza senza la squadra mazza campionato, cioè una partenza abbastanza equilibrata. Noi ritroviamo lì qualcosa come 5 squadre a pari punti, giusto per dire come stanno le cose, e subito dopo, a ridosso, a un punto ve ne sono altrettante 3 squadre a 7 punti. Quindi voglio dire, in questo momento dire qual è la squadra che vincerà il campionato mi sembra alquanto improbabile, perché le sorprese in questi campionati non mancano mai. Ora, è chiaro che chi è meglio attrezzato, l'abbiamo detto prima, sono San Biase e la Mera, però io sicuramente penso che sia la Vigor Lamezia, che è una squadra di quelle che può fare qualsiasi risultato, così come non dimentichiamo la Valmese, la quale in questo momento si trova un po' più indietro rispetto alle altre, però stiamo parlando dell'inizio campionato. Sono formazioni attrezzate per far bene, per cui dire oggi come oggi che la Reggio Mediterranea, che non è partita con l'idea, avendo fatto una fusione con Ravagnese, gioca in un campo in terra che ho visto l'altra volta, veramente a distanza di un anno era tutto un tappeto verde di erba naturale, e purtroppo a distanza di un anno è diventato un campo di marmo, veramente da rugby, sembra dei vecchi tempi quando si giocava nella terra battuta, veramente sta cosa mi ha lasciato. Però se giocano 3-4 squadre, se giocano i ragazzini in campo in erba naturale, o gioca una sola squadra ed è ben curato, oppure è impossibile averlo. E lì a Ravagnese dovranno pensare come fare un campo. E poi il campo può essere un fattore, Saro, il campo può essere un fattore. Quel campo lì, certo, se ti abitui a giocare, e non sono abituato a giocare l'avversario, può essere un fattore a proprio favore? Ma può essere un fattore a favore del Reggio Mediterraneo che si abituerà a giocare in questo campo in terra battuta, che è veramente pesante. Un campo, noi l'anno scorso ci abbiamo giocato con la Villese, ancora c'era l'erba, si poteva giocare, ma ora veramente non c'è un pilo d'erba più, è tutto un campo. Praticamente per chi gioca bene a calcio, per chi ama fraseggiare, è un po' difficile poter giocare al meglio. Quindi Reggio Ravagnese sicuramente dirà la sua in questo campionato, però è chiaro che alla lunga i valori verranno fuori, alla lunga le squadre meglio attrezzate sono quelle della Piana sicuramente, se io penso a Cittanova, penso anche alla Palmese, penso poi dall'altro lato sicuramente Vigor Lamezia non starà a guardare San Biase. Vigor Lamezia è una squadra ambiziosa, è una squadra che vuole al più presto sostituire la L'FC. Squadra di Serie D che in questo momento la rappresenta, anche perché è partita anche essa non con i famosi poi la vedremo. Saladini se l'è svignata, quindi le cose lì andranno sicuramente sempre peggio, e alla fine questo simbolo e questa matricola importante della Vigor Lamezia alla fine tornerà, se non quest'anno, prossimamente nella Serie D. Ok, Saro. Il campionato d'eccellenza è un campionato vincente e penso anche, per esempio, la sorpresa. Quale? Questo Brancaleone, che è fatto tutti di gente di Brancaleone, perché la cosa bella è quella. E che Brancaleone starà lì a guardare? Brancaleone sarà dura per tutti, perché lì il campo in erba che hanno fatto, che recentemente mi dicono che è stato realizzato, è un campo dove i ragazzi di Brancaleone si trovano a menadito e vedrete che il Brancaleone, come tutti gli anni, farà un ottimo campionato e farà dei risultati a sorpresa dove nessuno pensa di poter. Ci sono ragazzi talentuosi, molto talentuosi. Poi sì, prego, veloce. Ho sentito Scali che ha fatto un lungo elenco di giocatori di Gioiosa. Io sono felice per lui, perché li ha nominati uno per uno, non sono 5, sono almeno 10-12. Però leggendo la formazione leggo che ci sono 6 giocatori stranieri che hanno giocato ieri, almeno dai nomi sembrerebbero stranieri. Quindi io mi auguro che presto
questi giocatori di Gioiosa siano in grado di ribaltare questa, è l'intento quello, è certo, non può essere altrimenti, certo. Glielo auguro di cuore, certo. Glielo auguro di cuore, anche perché ora a breve giocheranno nel loro campo con il pubblico, sì. Mi pare fra 15 giorni ho letto su Gazzetta che il campo, sì, sarà di nuovo disponibile, e ho fatto i complimenti al sindaco, all'amministrazione, a tutti quelli che si sono impegnati, perché finalmente Gioiosa, dopo tanti anni di peregrinare campi campi, Calabria Calabria, provincia provincia, tornerà a giocare a casa sua, e io a Gioiosa auguro tutto il bene del mondo, perché sono legato, certo, a Vincenzo Locozzo, che è stato il mio, certo, presidente degli allenatori per tanti anni, quindi auguro a Gioiosa le migliori fortune. Glielo auguro di cuore con i ragazzi di Gioiosa, con i ragazzi, perché di Gioiosa è importante quello che ma noi quando critichiamo stare, critichiamo il troppo tempo intercorso per arrivare, insomma, a giocare sul proprio campo, i prodotti, ok, fermo un po' allora Saro, perché poi mi dimentico che cosa devo dire, cioè Saro va avanti, allora intanto parleremo sull'impianto, anche sul Brancaleone, che poi a proposito di impianto, il Brancaleone, sì, bello il campo, però sappiamo che lì 99 persone ci possono andare, c'è una capienza limitata. Però, insomma, già si può giocare a Brancaleone, è già tanto. Gioiosa, già si può giocare a Gioiosa, ed è già tanto. Poi parleremo anche con Scali che cosa ci vorrebbe anche per chi va a vedere le partite, no? Per chi segue, anche chi deve lavorare, ecco, alle partite, che ha bisogno sicuramente di miglior agio. Però sì, Brancaleone, poi parleremo, perché non dimentichiamoci, perché questi stessi ragazzi sono stati campioni nazionali di beach soccer quest'estate. Poi quando verranno, perché lì avremo quelli del Brancaleone, parleremo anche di questa bella avventura. Non si è parlato, perché poi quando succede qualcosa di bello in Calabria c'è poco risalto a livello. Avesse vinto una squadra del nord, insomma, ancora qui staremmo a parlare anche sulle cronache nazionali. Allora, andiamo a vedere, perché si è parlato tanto di Palmese, di Cittanova, questo che era l'incontro di cartello di questo turno, appunto il derby reggino, Palmese, Cittanova, servizio. Sugli spalti dopo 4 di lancette, lancio di Gioffre per Condemi che salta, Giovinazzi riesce a servire dentro il compagno di squadra Spanò che manderebbe anche in rete, ma è tutto fermo per fallo dello stesso numero 9 su Espasa. Rivediamo a rallenti la carica dell'attaccante Lametino, primo cambio per la Palmese, entra Desa per l'infortunato Reichenberg, ennesimo infortunio importante per la Palmese, priva di Merida, Basile e Militano al 16esimo, punizione di Sapone che apre per Condemi, serve di prima Gioffre, mette dentro per Spano, non arriva all'appuntamento col gol, un minuto più tardi rimessa di Giovinazzi per Pacheco che gli ritorna la sfera, il cross che Gomez di testa manda sul fondo, al giro di boa della prima frazione di gioco ci prova ancora il Cittanova con il destro di Condemi respinto da Zampaglione, 3 minuti più tardi anche l'ex di giornata Sapone fa tutto da solo, arma il destro, non inquadra lo specchio della porta, risponde la Palmese al minuto 34 con una gran botta dalla distanza del numero 7, Pacheco trova la deviazione in corner di Palumbo, parata efficace e per i fotografi, 2 minuti più tardi rinvio errato di Giovinazzi, prova ad approfittarne allora un calciatore del Cittanova, la sfera dopo una deviazione soffia sulla traversa dal corner che ne consegue, sfera messa in mezzo per Cianci di testa, sorvola la trasversale, 2 minuti più tardi Pacheco ruba palla a Sapone, mette dentro per Gomez, clamorosamente non trova l'appuntamento con la sfera, un primo tempo dai bei ritmi e spettacolare, fermo ancora sullo 0-0, lancio lungo di Cianci per Ricciardi che entra in area calcia trovando l'ennesima respinta da parte di Zampaglione, va così in archivio una prima frazione di gioco spettacolare ma ancora fermo sul risultato di 0-0. Passiamo allora con le nostre immagini al film della ripresa dopo 5 di gioco, corner battuto corto per Condemi che mette dentro un cross deviato con la mano da Gomez, massima punizione allora accordata dal direttore di gara sul punto di battuta dagli 11 metri, si presenta Condemi, spiazza Zampaglione, Cittanova in vantaggio all'Opresti di Palmi. Pigia sull'acceleratore la compagine regina, lancio in profondità per Tapparello, Tapparello col mancino, ancora una gran risposta da parte di Zampaglione, 2 minuti più tardi e Gomez per Candini, fraseggio nello stretto, allora ci prova col destro la vecchia, non impensierisce però Palumbo, secondo cambio con Pititto che prende il posto di Deza al 90esimo, la Palmese però con la punizione di Candini che Pescanovo mette dentro la sfera e fa 1-1 all'Opresti di Palmi, l'hanno pareggiata i neroverdi allo scadere,
ma che devono ragguardarsi dagli assalti finali del Cittanova. Punizione di Infusino infatti per i giallorossi, che non inquadra lo specchio della porta al minuto 92. Due minuti più tardi, rimessa laterale di De Paola, la sfera viene spazzata sui piedi di Ricciardi, che calcia trovando la deviazione di Tapparello, tutto solo, manda clamorosamente fuori, scorrono i titoli di coda all'Opresti di Palmi, un punto per parte a Palmese e Cittanova. Allora Elio, velocemente, adesso cominciamo un po' a pigiare sull'acceleratore, perché vedo che abbiamo già fatto quasi un'ora di trasmissione, ancora abbiamo di roba da dire. Sulle due Lamezie piuttosto, si sperava anche con Saro, perché vediamo una tanto entusiasmo, la Vigor, e l'altra con non poco entusiasmo per nulla. Poi tra l'altro gli obiettivi che si erano prefissi, i vecchi dirigenti, non sono stati perseguiti, realizzati. Ma ormai credo che lì nell'Ametino, ma un po' più in generale, le attenzioni sono maggiormente rivolte alla Vigor Lamezia. Sì, si parla anche della lingua sambiasana. Il Sambiase, lì c'è il Sambiase che sta facendo bene fino a questo momento e punta in alto, ma la Vigor Lamezia darà fastidio in quel campionato. L'altra Lamezia subisce chiaramente l'influenza della squadra maggiormente più un'esperienza in scadenza, secondo te, Elio, quella dell'FC? Ma secondo me sì, perché poi alla fine sarà un gioco assorbire, anche perché anche quest'anno mi pare che non puoi affacciare da nessuna finestra. Sì, non è partita tra Siracusa, Trapani, Regina, non c'è. Quindi la Vigor Lamezia sarà la squadra dell'Ametino costruita per raggiungere gli altri risultati. Sono d'accordo con quello che diceva prima Bellè, mi pare, sì, Saro, sì. su questa cosa. Quindi voglio dire, d'altronde, convivere in un territorio che l'economia ormai non è che sia eccellente in nessuna parte della Calabria, però far convivere due squadre ad altissimo livello nello stesso territorio non è facile, quindi stanno allora puntando di più sulla Vigor Lamezia. Scusate, io procedo adesso quasi magari anche entrando a gamba levata, pure io figurativamente, insomma, i campionati importanti giovanili, perché anche c'è tutto un mondo giovanile, no? Da esplorare, da seguire, perché sono partite durante la settimana bellissime, dove sono protagonisti questi ragazzi. E è stato molto protagonista Daniele, no? Con il CSPR, che ha fatto campionati, li sta facendo ovviamente anche importanti, si sta confrontando con squadre. Tu che ricordi hai di queste tue esperienze personali nel settore giovanile, appunto, che hai frequentato? Ho fatto 2 anni di allievi. Poi in metà classifica siamo arrivati, però c'erano partite che facevamo bene, altre partite che facevamo meno bene. E quindi in certe partite giocavamo, cioè vincevamo le partite, altre no. Siete pronti adesso per questa nuova esperienza Under 19, sì? Si parte, sì, domani? Sì. Ecco, belli carichi? Sì, sì. Subito col Brancaleone. Come no? Ecco, ma Mascali, a proposito di ragazzi, sì, ecco, che tempi stiamo attraversando? Allora, innanzitutto, perché mi pare che sia una bella concorrenza in questi anni, no? Eh sì, sì, una cosa molto importante, ecco, che voglio dire, innanzitutto per quanto riguarda i ragazzi. Ma tu sei felice o infelice, contento o scontento il fatto che da Reggio vengono a pescare pure i nostri ragazzi? No. Riferisco alla Segato, No, la Segato invece, innanzitutto, ecco, parliamo della Segato, ed io, ecco, voglio ringraziare ufficialmente il signor Castalia, che nei nostri confronti si comporta non bene ma benissimo, perché quindi hai rovesciato la cosa, una cosa positiva. No, è una cosa positiva, innanzitutto è quando per la maturazione dei ragazzi. Quando c'è, diciamo, una scuola calcio attrezzata bene, ecco, e quindi parecchi giovani, ecco, di Gioiosa che sono andati là, però, ecco, nello stesso tempo qualche giovane che è interessante, ecco, della provincia di Reggio, e ci chiama e ce lo manda pure a noi, ecco. Quest'anno è uno scambio importante. Cioè, mi aveva chiamato, mi aveva fatto dei nomi importanti anche per quanto riguarda vari calciatori. C'era un portiere che lo dovevamo prendere, poi, diciamo, siamo riusciti ad agganciare, ecco, Bocchino, e quindi non l'abbiamo preso, però sempre sotto consiglio di Castalia, che ha aperto le porte al Gioiosa Ionica, ecco. Mi raccomando, poi una cosa molto importante, ecco, che voglio dire, ecco, domani
inizia il campionato juniores, che è un campionato molto importante. Poi per quanto riguarda i giovani che dicevo prima, ecco, mi avete interrotto. 15:30 a Gioiosa. 15:30 a Gioiosa. Non c'è la più, eh? A Gioiosa, quindi ufficialmente, ecco, domani ci sarà questa partita molto importante, ecco, per noi inizia un campionato importante, noi puntiamo tantissimo, ecco, per l'Under, perché l'anno scorso abbiamo fatto non bene ma benissimo facendo la finale regionale, sì. E questa è una cosa che secondo noi, ecco, a livello, ecco, di... Ne abbiamo parlato, sì, ovviamente, sì, sì. In maniera... E quindi domani, ecco, un'altra cosa molto importante che prima parlando mi avete interrotto, è parecchi giovani, ecco, che ci sono, gioiosani, e noi abbiamo anche un ragazzo del 2007, Giuseppe Giretano, che già l'anno scorso ha esordito in prima squadra. Quindi sempre del nostro settore giovanile. Ecco, poi Luciano Panuccio quest'anno, ecco, un 2007 ha esordito con il Sambiase, quindi già qua, queste sono subito delle cose la prima, molto, eh? Sì, 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 delle cose molto molto belle. Poi abbiamo un ragazzo importantissimo che secondo me lo vedremo, si parlerà di lui, perché è un bravo ragazzo, subito, un attaccante Piscioneri, che è un ragazzo che è venuto quest'anno lì da noi, ecco, sì. Poi è sicuramente ci sono, c'è anche, sì, un altro già ragazzo, lo vediamo indistinta, come sì. No, c'è anche un altro ragazzo di Siderno, Anthony Biancospino, bene o male, guarda, e abbiamo, diciamo, una bella under, ma non solo un under, perché noi siamo un gruppo under e prima squadra tutti insieme, ecco, poi il mister pesca, ecco, volta per volta i giovani che gli possono interessare di più. Poi continuiamo, torniamo, facciamo un passo indietro quando si parlava di FC di Lamezia, perché ora vediamo il servizio, tra l'altro partita importante con la capolista Siracusa, Lamezia, appunto, Siracusa servizio. Subito Siracusa, secondo minuto, punizione di Aliperta, alta, non di molto. Ma è il Lamezia a passare in vantaggio al 13esimo. Il calcio di punizione di Pinna trova la testa di Saraniti, che mette dentro il suo quarto centro stagionale. Prova a reagire il Siracusa, ma non prima del 32esimo, quando finalmente arriva il pareggio su un'azione personale di Forchignone, che mette a sedere Boachie, lascia partire un gran destro che viene deviato nella propria porta da Marchetti. Il primo tempo non vede altre emozioni, la ripresa invece è molto più scoppiettante. Già al primo minuto il lancio di Zampa, il sinistro di Vacca parato dal giovane portiere di casa De Luca. Si fa vedere anche il Lamezia. Al settimo minuto l'ex Aretuseo Marco Palermo lancia Kosovan, il giocatore ucraino si presenta davanti a Lamberti, che è pronto in uscita a parare. Il Siracusa però passa in vantaggio al 12esimo, il lancio di Vacca e per Alma, che di sinistro non lascia scampo al portiere di casa, quinto centro stagionale del giocatore di Niscemi. Passano appena 5 minuti e il Siracusa si porta sul 3-1, questa volta è Maggio di piatto sinistro su cross di Alma a mettere alle spalle di De Luca. 28esimo minuto, ancora Alma ci prova con un esterno destro su cross di Teio da punizione, para a terra il portiere Lametino. Al 44esimo un sinistro al volo dalla distanza del nuovo entrato in campo Carbonaro non crea problemi al portiere Aretuseo Lamberti. Il Siracusa sfiora la quarta rete al 45esimo con Favetta, che viene fermato proprio sulla linea di porta, ma 4 minuti dopo Favetta si rifà e mette dentro il secondo centro stagionale, servito perfettamente da Arcidiacono, non lascia scampo al portiere del Lamezia Terme. Vittoria che lascia il Siracusa al comando della graduatoria con un punto di vantaggio sul Trapani, che ha però una partita in meno. Giovanni, qui abbiamo visto qualcuno, no? No. Annaggia. Prima però sì, con la regina sì, chi? Emanuele Zucco. Cioè, giocato assieme, sì. No, cerchiamo un po' di scorgere, non so, per chi si ponesse solo ora la visione, qualche ragazzo di questo ambito territoriale o compagno di squadra di Giovanni, quanti tanti ne ha conosciuti in questa sua esperienza alla regina? Non abbiamo ancora, volevo avere una valutazione anche da Saro Bella. Non abbiamo ancora parlato di Locri, di San Luca. Cosa sta succedendo secondo te, Saro? L'avremmo fatto, ok, benissimo. Sì. Cioè, introduciamola, perché voglio dire, l'anno passato ne abbiamo parlato tantissimo di queste. Allora, però ancora quest'anno io non ho capito ancora cosa sta succedendo, perdonami. Guardate, a me dispiace molto parlare dell'Ogri, che in questo momento purtroppo si trova in una situazione di classifica abbastanza compromettente dopo il bellissimo campionato disputato lo scorso anno.
perché lo scorso anno, per quanto mi riguarda, il vincitore morale è stato il Lovren del campionato, sicuramente non il Catania, voglio dire, che ha giocato un campionato fuori classifica. Quindi quest'anno, dopo le vicissitudini estive che voleva più volte mollare il presidente, alla fine si è ritrovato, come ahimè spesso si ritrova un presidente, è successo anche a me, di rimanere solo un po' alla guida di una squadra che ha bisogno di tanti supporti, di tanti correttivi. Quindi che in questo momento a Lovi non ci sia una spinta forte per far sì che intanto la gente torni numerosa allo stadio e che possa riuscire a fare il bellissimo campionato dello scorso anno è un po' improbabile, però che riesca a fare bene, io glielo auguro veramente di cuore. Quello che lascia invece perplessi e ti lascia proprio gelati è questo braccio di ferro che in questo momento c'è a San Luca tra l'amministrazione comunale e l'avvocato Giampaolo, che ha il privilegio, l'onore di portare avanti dei valori sportivi in una terra massacrata in maniera inverosimile. L'ultima è stata quella trasmissione fatta dal TG1 dove parla malissimo di San Luca, quando invece a San Luca la realtà è un'altra. San Luca è una realtà che andrebbe presa a modello a livello nazionale, di un piccolo paesino del profondo sud che riesce a mantenere una squadra in Serie D. Altro che 'ndrangheta e che mafia, che non è che noi vogliamo sottrarci a quelli che sono gli stereotipi che in Italia vigono. Io recentemente ho vissuto un episodio di razzismo scolastico, non voglio dirla la città perché non la voglio dire, perché purtroppo al nord non è che siano molto più bravi di noi. Quindi che non mi venissero a raccontare barzellette, perché ora a San Luca si sta creando un braccio di ferro con chi? Con l'istituzione. L'istituzione so che ha sottratto la possibilità alla squadra locale di potersi allenare. Ci saranno stati dei problemi, sicuramente, non metto in dubbio io che il sindaco Bartolo, del quale si dice un gran bene, e anche lui è rimasto indignato del servizio giornalistico subito sulla città di San Luca. Allora, voglio dire, com'è possibile che oggi la squadra non può più allenarsi per dei problemi legati a quelli dell'Arpagal? Va bene, se l'acqua è inquinata non si possono utilizzare servizi igienici, ma chiudere lo stadio è veramente qualcosa di avvilente. Anche a Villa San Giovanni sabato mattina purtroppo c'è stato un attentato incendiario, sicuramente dentro l'impianto dello stadio comunale, e quindi tutto il quadro elettrico è andato distrutto. Beh, per cui ora di sera non ci si può allenare, ci si può allenare solo di giorno, con delle difficoltà enormi, per esempio per noi che ci allenavamo da una sola settimana, ci stavamo allenando la sera, sono tutti lavoratori, noi abbiamo tre carabinieri che giocano, tre ragazzi di colore africani che giocano con noi, noi abbiamo... Sarmo, fermati che dobbiamo andare avanti, adesso il tempo stringe, sì. Allora, perché poi... San Luca deve giocare a casa sua, se San Luca non gioca a casa sua di che parliamo? Allora, San Luca, che insomma il presidente ci ha detto insomma che avrebbe ritirato la squadra, ma secondo me io ero già convinto che avrebbe preso del tempo, e ce l'ha il tempo perché ha riposato ieri, adesso c'è la capolista domenica, però gioca fuori casa e poi c'è la partita in casa, quindi sono ancora 15 giorni di tempo, e secondo me quelle cose che dice Giampaolo le fa, e quindi il rischio è veramente grosso che sta correndo, perché il problema è di facile soluzione. Penso che troveranno un accordo con l'amministrazione comunale, ma il problema è di facile soluzione, lo ribadisco, non può far sì che il San Luca esca di scena da questo campionato che le fa onore alla città. Anche perché così, a questo punto fammi dire, anche perché così nel momento in cui si è rivoltato positivamente lo Stato, la Nazione, quando è stato inaugurato questo impianto, vi ricordate, no? Allo stesso modo ci dobbiamo rivoltare, ecco, adesso che c'è il rischio chiusura. Vabbè, comunque adesso poi vedremo. Dunque, noi dobbiamo dare la promozione, perché poi ci rimane sempre 5 minuti e non è bello, perché è anche un campionato bellissimo. Vediamo intanto la grafica per vedere un po' la situazione qual è. Gallico Caraffa 2-1, sono gli anticipi di sabato. San Michele Procella 5-0, Lido Propellor 2-2, poi le partite di ieri. Bianco San Nicola, attenzione a questa partita, insomma San Nicola dato per
favoritissimo, 3-1, 1-1 Bivongi, Virtus Rosarno, e qui il campo, tornando al discorso del campo, giocare su un campo particolare, le difficoltà che incontra una squadra tecnica come lo è insomma la Virtus, Capo Vaticano Ardore, partita di cartello di ieri 0-0, Deliese Merito 2-0, fuori casa Maida Melicucco 3-1 la classifica dopo 4 turni, anche qui Gallico comanda 10 punti, San Nicola da Crista 9, Bianco... vabbè, poi vediamo, sì, mi dice che c'è qualcosa da correggere, ma ancora non sono arrivato in fondo alla classifica, lo correggerò io, Roccella un punto. Dicevo, Bianco 8, San Michele, Capo Vaticano, Ardore, Deliese 7, Rosarno, Maida 6, Pellaro, Melicucco, Melito 4, Lido 3, Bivongi, Roccella 1, Caraffa 0. Allora, scusate, adesso... Scusate un attimo. Che succede? Grazie. Un contenzioso. Avete messo il primo in classifica il simbolo del gioioso Ionico, ma in promozione, già in promozione ci avete messo. Oh, ma sto gioioso è sempre presente. Sempre ci avete messo il primo in classifica in promozione, ma già... Allora, facciamo un'altra cosa, dato che il tempo, poi dobbiamo parlare anche di Gioiese, sta attraversando un momento difficile, vediamo in prospettiva futura che succede, perché insomma la situazione è un po' delicata, perché non arrivano i punti, e ieri una nuova sconfitta in cui il DGA prima del servizio, voglio parlare dell'impianto sportivo. Allora, dell'impianto sportivo a Gioiosa Ionica. Innanzitutto, ecco, c'è da essere così contenti. Voglio ringraziare, ufficialmente tutti, perché finalmente il 22 ritorneremo a Gioiosa. Sicuro, matematico, ci siamo. Oh. Giochiamo ufficialmente il 22, giochiamo con il Praia Tortora a Gioiosa Ionica. Con la DGS, quindi sì. Cioè, forse ce l'abbiamo fatta dopo 11 anni. Come forse? Aspetta, no, ancora dobbiamo giocare. Se arriva una guerra, ancora non abbiamo giocato. Un'altra guerra ancora. Non si sa mai nella guerre. Vita. Quindi il 22 dovremmo giochiamo ufficialmente a Gioiosa Ionica, ecco, con il Praia Tortora. E quindi voglio ringraziare tutti, l'amministrazione, il sindaco e il vice sindaco, anche il signor Tarzia, che veramente ha fatto tantissimi sacrifici, che è l'assessore allo sport. Enrico, ma sacrifici non si devono fare anche prima, però non voglio, no. Ritiro la domanda, non possiamo riavvolgere il nastro, ritiro la domanda. Allora parliamo di futuro. Di futuro, adesso. Però condizioni per un miglior aggio per tutti quanti è necessario, ecco, no. Che si farà? Questo lo stai dicendo tu, che è necessario sicuramente, ecco, ci vuole la tribuna stampa, perché se no quando viene non sappiamo dove vai, ecco. Sì, ma non per me, però ci sarà qualche balcone che ci aspetterà sicuramente. No, che balcone, il 2023, che balcone, e mo' vediamo se diciamo adesso sia l'amministrazione che noi cercheremo di trovare la soluzione anche per voi di Telemia e di altri. Ma lasci perdere noi, cioè per la gente, sì, per lo so, anche perché seguire la partita dalla curva, lo so, ma io so che si stanno impegnando alla grande a fare un'altra tribuna dove ci sarà dove c'è il prato, quindi io spero che in un mese circa ci sarà quest'altra tribuna. No, non faccio promesse, perché sennò passano 15 anni. No, io promesse poi... non sono sindaco, non sono vice sindaco, non sono niente, sono solo direttore sportivo, non posso promettere parliamo niente. Della squadra, perché sennò passano altri 15 però, anni. Ecco, poi hanno detto che si stanno impegnando per fare l'altra tribuna, quindi se faranno un'altra tribuna sicuramente sarà uno stadio, un'altra, diciamo, cosa, invidiato da tutti, e dopo tanti anni ritorniamo nel nostro campo, che già è una cosa molto importante sia per i tifosi sia per tutti, perché è bello andare nel proprio paese a vedere la squadra. Ecco, secondo te questa situazione, Elio, quanto può durare, se può durare, perché qui abbiamo solo due campi e mezzo, campi, il problema della Locride, cioè il problema dell'impiantistica sportiva è una poi nota, sti comuni si pagano, è una nota dolente, pagano, è una perché nota questi dolente. Soldi poi che spendono queste società che devono costrette a peregrinare, dove vanno questi soldi? Ma al di là del fatto che bisogna vanno al pagare, comune, no. Sì, al comune vanno, comune. Noi facciamo il No, io in genere, ma al di là di questo aspetto che è secondario, stavo dicendo il problema dell'impiantistica sportiva. Al comune dovrebbe andare, certo. Nel nostro territorio, nella Locride, è veramente drammatico. Non lo so se negli altri territori stanno meglio, nel Catanzarese probabilmente stanno meglio, nell'Ametino probabilmente stanno meglio, nel Cosentino anche, però questo della Locride è un problema ma nostro. Ma perché qui ci sono le società a un certo livello. Conto che attualmente noi qui, a un certo per i diversi campionati che si stanno giocando, in teoria abbiamo soltanto 3 impianti/4 disponibili, questo di Roccella, quello di Locri, quello di Ardore
A porte chiuse E ora si aggiunge questo di Gioiosa. Posso dire dalle notizie che mi hanno dato che già a Gioiosa stanno arrivando delle richieste per utilizzare il campo sportivo. Andiamo bene. Cioè, questo non è un fatto che depone bene, anche se io credo che questo territorio deve fare un salto di qualità rispetto all'impiantistica. Qui ormai dobbiamo ragionare, pensare più in grande, con uno stadio, la località dovrebbe essere centrale tra Locre e Siderno, con uno stadio al servizio dell'intera area della Locre. Ma facciamo bene a scandalizzarci? Con la città metropolitana che ha le possibilità per avviare e realizzare questi progetti, nella prospettiva noi dobbiamo pensare a questo. La notizia di oggi ormai è ufficiale: il Gioiosa tornerà a giocare nel proprio stadio con il pubblico, che avrà la possibilità, anche con un po' di disagio, almeno di vedere gli incontri casalinghi a casa propria. Oppure io delle notizie che l'amministrazione comunale, al quale dobbiamo esprimere un plauso per aver accorciato molto i tempi e per aver preso questa iniziativa stando sopra il problema con determinazione, si sono impegnati a realizzare un'altra tribuna che dove attualmente, diceva il direttore sportivo, c'è il prato, però fa angolo e quindi consente di vedere anche dalla parte laterale la partita. Vi posso assicurare che io ho assistito alla partita l'altra volta di Gioiosa Brancaleone Coppa Italia. In quella tribuna che attualmente c'è, io non sono riuscito a capire le azioni di gioco da quella parte. Sì, quella non è una postazione. Però per fare questo, per evitare questo sconveniente, sicuramente con quest'altra tribuna che si potrà fare realizzare, certo, anche un po' coperta per la stagione invernale, si potrà avviare. Teniamo conto però che questo è anche un fatto provvisorio, perché è anche notizia ufficiale che bisogna dare ai nostri telespettatori: il Gioiosa Ionica ha ottenuto 1.800.000 euro per realizzare l'impianto, l'allargamento dell'impianto, con gli espropri necessari che sono necessari per allargare l'area, lato monte, l'area di competenza del campo sportivo, con la tribuna realizzata in modo, voglio dire, regolare. Quindi dovremmo avere anche qui, siccome sono i fondi del PNRR, sono già disponibili, sono stati già affidati all'area metropolitana che realizza questo progetto, sono spendibili subito. Quindi qui non bisogna dilazionare i tempi. Nel giro di tre anni massimo, noi a Gioiosa avremo un impianto sportivo all'altezza della situazione, come Dio comanda, come si suol dire. Ci sono 5 milioni che sono state assegnate a tutti i territori della Vallata del Torbolo. Di questi 1.800.000 vanno già per la realizzazione dell'impianto. Benissimo. Allora, per tornare poi al discorso negativo, no? Insomma, di questi campi che mancano, ad esempio adesso vedremo il servizio sulla Gioiese, che ha giocato a Barcellona con l'Igea. C'è questo paradosso che adesso questo derby tra Gioiese e la Fenice si giochi sul campo della squadra che dovrebbe giocare in trasferta, cioè Reggio Calabria. Ottima. Punto interrogativo, quello che accadrà. Intanto vediamo il servizio Igea, perché ci sono dei buoni rapporti tra i due. Ottima scelta, diciamo, perché anche per quanto riguarda l'incasso, la Gioiese l'ha studiata bene. Anche per l'incasso, giusto, bravo, sì. Servizio Igea Gioiese. Dopo
dopo il buon inizio da parte della Gioiese, minacciosa per due volte con le conclusioni di Scalon al nono di gioco e Moscardi al 18esimo che trovano attento l'estremo di casa Staropoli, Ligia Virtus la sblocca al primo tiro in porta del match quando al 20esimo Capitan Biondo lavora un buon pallone per Isgro che di sinistro lo piazza alla destra di Ammirati facendo esplodere di gioia i tifosi del Dal Contres. Per il classe 86 giallorosso si tratta della seconda rete in campionato. La Gioiese non si dà per vinta e prima dell'intervallo ci prova con Romano ma il destro secco dal limite sorvola di poco la traversa. Nella ripresa però Ligea torna a spingere alla ricerca del raddoppio con Longo che al 50esimo calcia di poco al lato e Schinnea che 5 minuti più tardi al volo col sinistro non trova lo specchio della porta. Bersaglio che al 63esimo centra invece la Gioiese grazie al neo entrato De Marco che da 0 metri deve solo spingere in rete l'invito di Moscardi per il gol che rimette tutto in perfetta parità. Viola che tornano a farsi minacciosi pochi minuti dopo con il colpo di testa di Moscardi che finisce alto sulla traversa. Poi però Ligia Virtus torna a spingere e dopo due conclusioni ravvicinate di Longo che al 70esimo trova l'intervento in uscita di Ammirati e un minuto più tardi calcia sull'esterno della rete l'assist di Biondo, i giallorossi rimettono la testa avanti al minuto 75 quando lo scatenato Longo palla al piede entra in area e col destro piazza nell'angolo alla sinistra di Ammirata facendo così i Ligia Virtus 2 Gioiese 1 e tifosi del Dal Contres nuovamente in festa per la rete numero 4 in campionato dell'attaccante classe 98. Sulle ali dell'entusiasmo i barcellonesi la potrebbero chiudere del tutto al 78esimo ma Isgro si fa ipnotizzare da Ammirati che respinge in disperata uscita. Nel finale la Gioiese prova comunque a ristabilire la parità ma i tentativi dei Viola non sortiscono l'effetto sperato. Finisce così con questo successo il terzo in campionato, Ligia Virtus sale in classifica quota 10 punti e si porta più 3 sulla zona playout. Per i giallorossi domenica super derby tutto messinese al Fresina contro il Città di Sant'Agata ma prima c'è da conoscere chi sarà il nuovo allenatore. Sì, Ligia che c'ha questo cruccio, per come ci diceva anche, conosce anche le situazioni siciliane, il nostro Scali. E poi invece a proposito invece di sul campo calabro c'è questo derby Gioiese, la Fenice. Allora parlo un po' con i ragazzi e poi andiamo a parlare di Gioiese e anche di Soriano, ecco preparati sull'argomento ma tu non hai bisogno, Saro Bellè, perché anche lì le cose dal punto di vista dell'impiantistica non garbano al direttore. Ecco, vabbè, ma prima fammi parlare un po' di questi ragazzi velocemente. Ecco, qui si parlava di Cittanova e Sambiase, le avete viste tutte e due? Tu, Giovanni, cosa pensi di queste? Chi è meglio, chi è peggio, le caratteristiche? Secondo me due squadre molto forti e aggressive. Per quanto ho visto io nelle partite che abbiamo affrontato contro le due squadre, al momento il Sambiase secondo me è favorita di più rispetto alla Cittanovese, però come sappiamo ci sono momenti buoni e meno buoni, certo, durante il campionato, però secondo me il Cittanova può fare molto bene. Ok, poi c'è questa partita di Coppa, mercoledì, all'andata finì 1-1, un bel Gioiosa, secondo te ce la può fare la tua squadra? Sì, certo. Per passare il turno? Ce la può fare perché veniamo da un paio di Petre magari la splendida cavalcata lo scorso anno, no? Sì, vediamo da un paio di risultati negativi e quindi possiamo anche rialzarci con questa partita di Coppa col Brancaleone mercoledì. Ah, quindi vi riscattate col Brancaleone, adesso ci sentiranno a Brancaleone, quindi... A Brancaleone è difficile. Ma non saranno certamente preoccupati perché però... non sarà... Però noi andiamo a lottare assolutamente, anche contro perché... i cugini del Brancaleone perché sono vicini, è un semiderby, quindi... Anche perché Scali, guardi, lo scorso anno è stato un anno trionfale, magari forse non abbiamo fatto ecco tutta sta festa, però cioè, arrivare in finale con i ragazzi, arrivare in anche finale, semifinale con in semifinale con la Coppa. Con la Coppa, no, l'anno scorso in linea di massima... Facendo i calcoli a fine anno abbiamo fatto bene anche con la salvezza, quindi al di là della salvezza ci è andata bene. Solo alla... Come no, assolutamente. Alla fine, facendo i calcoli, la stagione è stata positiva l'anno scorso. Varrà, Saro, l'hai sentito, sicuramente l'avrai sentito sui social, l'hai seguito, sta sbottando. Ha fatto una bella squadra, pure lui vorrebbe inserirsi, ce la farà questa lotta al vertice? Ma c'ha Fioretti Varrà che è un grande giocatore, sicuramente... Sapeva le difficoltà che c'erano per quanto attiene allo stadio, non c'è dubbio,
ci sono stati problemi, è crollata recentemente una parte del campo, quindi al di là della buona volontà, perché posso assicurarvi che lì ci sta un prefetto che è commissario, perché Soriano è sciolta, no? E quindi è una persona che conosco benissimo, il prefetto Saladino, che sta facendo di tutto perché Soriano abbia il suo campo. Quindi io consiglierei al mio amico Varrà di avere fede, di avere fiducia e di aspettare, perché tra l'altro l'ufficio tecnico sta lavorando alacremente affinché Soriano possa disputare le gare nel proprio campo, però nei tempi in cui lo consente l'attività tecnica, la parte politica. Sicuramente non c'è, ma c'è, ripeto, un commissario che ha tutta la voglia di far bene, e devo dire che penso che porterà a compimento questo suo mandato. Ora io francamente a che punto siano in questo momento non riuscirei a saperlo, però c'è tutta la buona volontà da parte dell'amministrazione e dei tecnici, dei burocrati, affinché questo problema venga risolto. Varrà so che si lamenta, ho sentito più volte quello che dice sui social, però ultimamente ha un po' ridimensionato le sue proteste. C'è stato un maltempo sabato scorso, ora bisogna capire di che entità è questo crollo del campo, perché la settimana scorsa c'è stato un maltempo, però i lavori credo che stiano andando avanti allegramente. Addirittura sa bene Varrà che il Soriano gioca a Rosanno, e c'è stata un'intercessione da parte del commissario prefettizio, che è il prefetto Saladino, perché affinché il Soriano potesse giocare a Rosanno e allenandosi regolarmente. Quindi c'è tutta la buona volontà da parte della commissione straordinaria di far sì che questo campo arrivi a compimento, e speriamo che riesca a farlo prima che finisca il mandato. E anche questo insomma è un merito ascrivibile a questi commissari, perché solitamente non si interessano tanto e non risolvono questi problemi. No, questo è un commissario che si interessa. Sì, ci sarà. L'hanno risolto, questo, appunto, ma stavo appunto rimarcando questo fatto positivo, no? Questo passaggio, perché tante volte bisogna aspettare che arrivi il sindaco, adesso arriverà il sindaco a Rosarno perché si vota. Vi posso assicurare che i commissari lavorano allegramente. Probabilmente a Villa purtroppo ci non sono stati poco tempo, 8 mesi, non sono riusciti a portare penso che sia l'unico caso in cui mettono mano, risolvono problemi che vanno al di là delle loro. Vabbè, adesso andiamo a avere guardate che Villa San Giovanni da qui a breve, in mezzo a questa penuria di campi che c'è in tutta la provincia, Villa San Giovanni, se riescono a fare quelle poche cose che vanno fatte, a Villa San Giovanni possono giocare tante squadre, compresa la Regina, perché lo stadio di Villa è in condizione di ospitare pure la Regina. Quindi No, adesso mi fai dire una cosa fuori onda, però non ci sarebbero gli incassi che ci sono se si gioca a Reggio, no? Ha fatto bene, una bella furbata. No, ha fatto benissimo la Gioiese, no? A scegliere questo campo, a giocare sul campo della... Vabbè, lasciamo perdere, se no apriamo un capitolo. Io ho 10 minuti, meno, 8 minuti per parlare ancora di una decina di cose ancora. Intanto andiamo a vedere Servizio, io quando vado veloce, insomma, poi ho inciampo. Soriano, Vigor Lamezia, Servizio. Catania poi ha liberato la difesa del Soriano, che cerca di ripartire sempre su questa fascia con il numero 7 Acosta. Mette palla e ci mette le mani con l'umbro, poi c'è questa confusione e gran gol segnato il Soriano al quarto minuto del primo tempo. Il Soriano passa in vantaggio. Quindi 1-0 per i padroni di casa. La conclusione dovrebbe essere stata del numero 10, Alvarez. Per 1-0. Il rilancio al solito lunghissimo. Fioretti riesce ad evitare Denise, ancora Fioretti per Acosta. Al 47esimo di Acosta raddoppia il Soriano per il finire del primo tempo.
centrocampo da Curcio, lancio di Curcio in area e il gol segnato da Giovanni Foderaro al minuto decimo del secondo tempo. Foderaro. Dunque il punteggio ha accorciato le distanze la formazione della Metina con Giovanni Amendola di testa, Bernardi verso al volo la palla ed il gol ancora una volta di Angelo Catania, che può così festeggiare il compleanno, festeggia il compleanno con il gol Angelo Catania. 2-2 dunque al 41esimo, praticamente siamo entrati nel 42esimo minuto del secondo tempo, Angelo Catania ancora in gol. Sacrificheremo tanta roba, ma dopo averne parlato ampiamente, tra poco avremo il servizio sul Sambiase, vi dico soltanto i due che vedremo, soltanto quelli tra tanti che avremmo potuto, e poi chiuderemo con la palla canestro per vedere questa nuova Viola, rimanendo sempre a Reggio Calabria, che il nuovo campionato potrà fare, chiudendo quindi con il basket. Intanto, se mi mandate regia la classifica della promozione, perché non ne abbiamo finora parlato, e per capire un po' cosa pensano i nostri, in particolare il direttore Scali, sulla situazione, sulle, poi anche su Roccella stesso. Avete il Roccella, per diciamo, forza maggiore, stretto dei rapporti particolari in questi ultimi anni? No, il Roccella, diciamo, abbiamo degli ottimi rapporti con il Roccella, ecco, e poi quest'anno è andato, diciamo, un mister Silvano ad allenare, che veramente si è rischiato, diciamo, grosso di perdere un patrimonio, insomma. È vero. C'è potevole. Stato, diciamo, sì, ci sono stati gli investitori, diciamo, il presidente Fazzari, che è venuto qua a Roccella. E poi non solo, mister Silvano ha preso una patata bollente, però io sono convinto che Silvano farà bene, perché nessuno prendeva, ecco, due giorni prima dell'inizio del campionato, ancora non avevano squadra, e hanno costruito una bella squadra, gli manca ancora qualcosa, però ecco, il Roccella si riprenderà sicuramente. Hai fatto bene a rimarcare, questo è già un grosso merito, no? Sì, perché un grosso merito, e nessuno onere, si prendeva, cioè, ecco, una responsabile. Due giorni prima che comincia il campionato, avere dei ragazzi nuovi che manco no, sai no, se Silvano rimangono, è stato se... veramente una persona, ecco, eccezionale, una persona per bene, un grande calcio, mister, poi... a prendere, diciamo, una patata bollente del genere, ecco, nessuno faceva una cosa, che quello che ha fatto lui, però io sono convinto che Silvano ce la farà, e farà bene. Meglio, cosa pensi di questo, sì, no, campionato? Il primo risultato importante che è stato raggiunto qui a Roccella è che la squadra c'è. Sì. Sono sì, riusciti, a Roccella, dico, perché il rischio, come diceva il direttore sportivo prima, era proprio che il calcio qui a Roccella scomparisse. Quindi non ha importanza se c'è gente fuori da Roccella che si è presa questa responsabilità, è interessante però che la squadra c'è, certo in una situazione di classifica all'inizio del campionato molto molto difficile, mister Silvano è bravo, ha tanta esperienza, sa mettere a posto gli elementi giusti, naturalmente la strada è tutta in salita. Questo è anche un campionato difficile, quello della promozione, per il Roccella sarà un campionato, secondo me, anche tutto in salita, e alla fine penso che i risultati ci saranno. Però io, prima di esprimere una valutazione un po' più attendibile rispetto all'esito del campionato del Roccella, aspetterei almeno fino alla metà del girone di andata. Un calendario che non aiuta, la prossima è 15:30. Al volo, una cosa al volo, perché sì, la classifica già loro, come noi, siamo combinate male, le mettete ultime in classifica, però il Roccella non è ultimo, perché c'è il Caraffa che è ultimo. È un punto. Però è a un punto, non ultimo. Punto preso già, mi offre un assist meraviglioso, perché punto preso con il bianco, perché la prima ci fu questo pari qui alla, con il bianco Lusco, una grande squadra. No, fatemi parlare del bianco, perché insomma queste vanno salutate, insomma, queste belle, insomma, squadre che abbiamo a così alto livello, cioè alto livello per quanto riguarda direttamente, ovviamente. No, ieri abbiamo visto un grande bianco ieri, che sì, è andato a vincere col una partita Cristian, col San Nicola da Crista, allenato da un grande allenatore, il San Nicola
da Crista, da Adesi, che hanno costruito una squadra per vincere il campionato, e ieri il Bianco ha vinto 3-1, e quindi una grande squadra il Bianco. E Rocella è riuscito ecco, a prendere un punto contro il Bianco. Quindi sicuramente questo è merito di Silvano, che aveva giocato fino a un mese e mezzo prima nello spareggio con Virtus proprio qui a Roccella. Bene. Per accedere al campionato maggiore. Allora andiamo subito, veloci, faremo tardi, ma non per molti minuti, più del regolare. Sambiase, Bocale, servizio. L'ausilio immagine a cura di Giuseppe Donato, passiamo a raccontarvi del fin di questa sfida. Al 19esimo Crucitti scambia con Abayan, il quale calcia trovando la respinta della difesa, arriva Monteiro che calcia mandando alle stelle. Due minuti più tardi Abayan scappa a destra, mette dentro la sfera dove arriva Monteiro, calcia a botta sicura trovando il salvataggio sulla linea di Urruti. 32esimo, sempre e solo Sambiase in avanti, questa volta è Crucitti da sinistra a pescare la testa di Abayan che non inquadra lo specchio della porta, va così in archivio la prima frazione di gioco a forti tinte Lametin. Passiamo con le nostre immagini al film della ripresa. Dopo 6 di gioco, Jalò dalla sinistra mette dentro la sfera lisciata da Baeza, ringrazia Monteiro che manda in rete per il vantaggio giallorosso 1-0 al Gianni Renda. Cambia il parziale, la rete di Monteiro dà il via alla goleada giallorossa. Al 55esimo Abayan per Crucitti viene esteso in area da scoppetta, massima punizione accordata dal fischietto catanzarese e dal dischetto. Abayan per il raddoppio intuisce solamente l'estremo difensore Regino. 2-0 al Gianni Renda quando può avere inizio la girandola di cambi dentro Cozar per Montero. Al 57esimo, 5 minuti più tardi, tocca a Iania per Trentinello. Al 69esimo Alves per Crucitti. Tra gli applausi il capitano e il numero 10 giallorosso. All'81esimo rinvio di Marino per Morelli, si fa sradicare la sfera alla propria disponibilità da Iania. Iania calcia mandando in rete, tris giallorosso, 3-0 e game over al Gianni Renda di Lamezia Terme. C'è tempo solo per l'ultimo cambio dentro Gaetano in luogo di Perri e poi può avere inizio la festa per la compagine lametina. Sambiase, Bocale è già storia e termina per 3-0. Bocale che avete incontrato settimana passata, insomma, una bella boccata d'ossigeno, eccetera. È una eccetera. Bella squadra, una squadra costruita bene, diciamo, hanno rinforzato, hanno fatto una bella squadra quest'anno. Non possiamo argomentare più di tanto perché siamo veramente over time, giusto un giro finale, poi chiuderemo con il basket cercando un po' di trattarlo meglio, anche se vedete già abbiamo difficoltà col calcio stesso, anche perché dobbiamo occuparci di 4 campionati e non è mai sufficiente il tempo. Abbiamo già superato il tempo limite per quanto riguarda questo nostro nuovo appuntamento. Ragazzi, faccio un'unica domanda per rimanere molto speculare, proprio perché abbiamo pochissimo tempo. Cosa significa dopo tanto tempo? Lo chiedo intanto a Giovanni, no? Dopo aver girato in lungo e largo anche la provincia, aver fatto delle belle esperienze, le abbiamo raccontate, amici, per chi ci ha seguiti dall'inizio, tornare nella tua città a Gioioso. Cosa è per te dal punto di vista emozionale? Sì, io dopo quello che è successo lì a Reggio, la Regina appunto è fallita, avevo tante opportunità di andare in altre squadre, però io... Anche di categoria superiore, ecco la verità. La colpa è sua, quindi. No, io ho cercato di... abbiamo cominciato con i meriti, è stata volontà sì, sua, sì, dai. Sì, scherzo ovviamente, sì. Di giocare nel mio paese, con un grande... ciò non toglie che se adesso, perché per come è possibile, possibilissimo, che vengono messi in giusta evidenza, in grande evidenza, in grande possono evidenza. Essere visti e valorizzati per bene e insomma siano appetibili per società come di no, categoria assolutamente superiori. Sì, noi vogliamo ecco, fare solo questo. Non è che solo a fine carriera. No, assolutamente, è un 2007, quindi è un ragazzo del 2007 che... sicuramente ha tanta strada davanti, ancora il tempo diciamo gli darà ragione. Ed io sono convinto che ha fatto un'ottima scelta, ecco, di venire a Gioiosa. 2007 ricordiamo Giovanni. 2007. Invece Daniele, per te? Tornare a Gioiosa? Per me è un'emozione grande,
perché il luogo dove che vivo, cioè che sono nato, anche è una emozione grandissima. E poi non scordiamocelo mai, ecco, questo lo dico per chi ci segue da Castrovillari, da altre parti, insomma, della Calabria, un po' la capitale del calcio, Gioiosa Ionica, ha dato grazie, in ogni campo, voglio dire, anche negli arbitri, anche in vari settori. Abbiamo avuto anche il presidente Ajax. Vabbè, presidente Ajax, arbitro di Serie A, Logozzo, arbitro di Serie A, Totò Logozzo, calciatori in Serie A, facciamo un'altra puntata, Scali. Sulla Gioiese dobbiamo spenderla un minuto, Saro. Beh, la Gioiese è in gravissima difficoltà, anche perché poi domenica c'è la regina che non è facile ancora, sei sconfitte consecutive, sono tante, difficili da digerire. Quindi Sandro Caridi, a cui auguro sempre grandi fortune, mi auguro che rimetta in sesto, nella giusta carreggiata, questa formazione che comincia a stentare e a faticare più del dovuto. Mi permetto di spendere due parole per il Gallico Cadona, che è primo in classifica e promozione. Quindi va detta questa cosa qua. Poi, per quanto riguarda la Gioiese, che dire, grandi fortune che io posso augurare dopo quel campionato strepitoso dello scorso anno. Vedere quest'anno la squadra un po' in fondo alla classifica non fa molto piacere. Sono sicuro che presto Cariti è la persona giusta, deve rimanere al suo posto. Io gli auguro di rimanere al suo posto, perché è l'unico che può rimettere in sesto questa formazione, che è stata fatta sicuramente tra tante difficoltà. Non dimentichiamo quello che è successo ad inizio di campionato, quando tutti i giocatori della passata stagione sono confluiti a Cittanova e diciamolo, l'ossatura è stata spezzata. Se la Vigor Lamezia può ambire a vincere i campionati superiori, perché mantengono le ossature. Questo vale anche, penso a Catanzaro per esempio. Catanzaro però sta facendo un grandissimo campionato a livello di Serie B, perché ha mantenuto l'ossatura dello scorso anno, e anche il gioco lo scorso anno ha fatto sì che potesse vincere il campionato di Serie C. Purtroppo a Gioia Tauro tutto ciò è stato smantellato e quindi ci sono delle difficoltà. Non tutti hanno la possibilità di prendere giocatori di altissimo valore, specie in Serie D. La regina l'ha potuto fare, la Gioiese un po' meno. Quindi auguriamo le migliori fortune alla Gioiese e anche al Gallico Cadona, che è prima in classifica nel girone di promozione. Stasera abbiamo parlato tantissimo del Gioiosa e sono contento che il Gioiosa vuole far bene, però la squadra che guida il campionato in promozione è il Gallico Cadona, a cui dedichiamo questo finale brevissimo. Ovviamente, Saro, non c'è mai il tempo necessario per parlare un po' di tutti quanti. Allora, grazie, lo so, Saro. Lo so, lo so. Tante cose, ci sentiamo lunedì prossimo. Grazie a voi. Sì, chiudiamo. Buonasera, con prima di vedere, ti salutano qua, Saro. Ciao, Saro. Ciao. Prima di vedere Basket Viola Capo d'Orlando, come dicevo, chiudere con il basket, un pronostico da Elio per quanto riguarda questa Gioiosa Brancalone. Tu mi dirai, ma qual è Gioiosa? Beh, intanto, intanto mettiamo in evidenza una cosa: la settimana calcistica nella Locri. Ah, scusa, prima che mi dimentichi, Elio, prima che mi dimentichi, questa è una settimana speciale per il calcio, in Calabria, perché c'è la nazionale a Catanzaro venerdì. Ok, quindi appuntamento. E sarà anche una settimana speciale per quanto riguarda la Locrede, questo comprensorio che all'insegna del Gioiosa e del Brancaleone. Mettiamo in evidenza che già domani ci sarà Gioiosa. Allora, tre pronostici. Ci sarà, sì, vado subito al pronostico: Gioiosa Brancaleone. Dico, sono tre, non due. Juniores, poi c'è la Coppa Italia che il Gioiosa va a Brancaleone per il ritorno, e poi c'è domenica la gara di campionato. Certo, non è una gara, non è un turno facile quello che di domenica prossima per il Gioiosa. Il Brancaleone vuole i punti perché proviene da una sconfitta. Il Gioiosa ha le condizioni per dare fastidio. Se la squadra gira sarà un bell'incontro. Io metterei un X. Facciamo chiudere al direttore sportivo Scali, perché lancio un appello motivazionale anche al pubblico, perché poi se guardiamo chi segue da distanza, no? La classifica è Gioiosa laggiù, invece insomma stanno facendo le cose per bene, e se la gioca un po' anche come la Gioiese, che sta giocando alla pari con tutte quante, per tornare al discorso della Gioiese. Anche Gioiosa, no? Sta giocando a pari con squadre. Ce la giochiamo con tutti. No, un appello alla gente. Noi ce la giochiamo con tutti. Questo momento storico ritorna a Gioiosa. Momento storico, il 22
di questo mese ci sarà gioiosa Praia Tortora. Tutti allo stadio perché ci sarà una grande festa. Una grande festa, ecco, di tutti i gioiosani e non solo, tutti gli sportivi della Locride sono invitati a venire a Gioiosa Ionica. Ci sarà, diciamo, una grande festa. Ecco, speriamo. E speriamo di vincere innanzitutto e di collaudare bene il nostro campo sportivo. Per quanto riguarda i pronostici di questa settimana, io metto e due vittorie e un pareggio. Benissimo, questo insomma, è normale. Quindi vinciamo. Grazie. Con la Juniores, pareggiamo con la Coppa 2-2 e vinciamo domenica. E comunque la cosa migliore significa passaggio al turno. Se rifate bene i conti, Scali. Perfetto. Grazie a Panuccio, grazie a Panaria, grazie a Scali, grazie a Napoli, grazie a Belè, grazie a voi amici a casa, e chiudiamo con la Basket Viola Capo d'Orlando, e speriamo in un anno lusinghiero anche per quanto riguarda la formazione storica della Viola, ovviamente in ambito cestistico. Buonanotte. Un'ottima risposta del pubblico reggino per l'esordio della pallacanestro viola, nonostante l'assenza di Tirschinic agli ultimi dettagli del suo tesseramento. Reggio gioca una gara tutta grinta e passione contro una delle squadre maggiormente accreditate per la vittoria del campionato, l'Orlandina Basket dell'ex Domenico Bolignano. Tantissimo equilibrio ha permeato tutto il match. I locali devono preservare la condizione falli di Thomas Binelli. L'Orlandina perde per infortunio Giulio Mascherpa. Sfida a scacchi, piccoli mini break da un lato e dall'altro. L'Orlandina prova a scappare nel punteggio grazie alla maestria di Palermo. Coach Gigarini azzecca la mossa, rischia Capitan Binelli e trova risposte super, due canestri da tre ed un assist che fanno esplodere l'impianto reggino. Pallacanestro Viola chiude sul più 6 all'intervallo lungo. Al rientro però l'Orlandina parte con un piglio diverso, facendo leva su Gatti e ad ancora Palermo. La carta in più è Vittorio Moltrasio, ma si gioca sempre sul filo dei 3-5 punti massimo di gap tra le due squadre. I nero-arancio reagiscono con grinta, l'uomo in evidenza e uno scatenato, Ilario Simonetti. Senza paura le due squadre si ritroveranno a giocare un finale dove vincerà chi sbaglia di meno. Le triple paladine di Marini e di Gatti per due volte saranno decisive. Reggio Calabria ha mostrato un atteggiamento mai arrendevole, recuperando fino in fondo e mollando solo sul finale. Un bel messaggio alla città che ha risposto presente e può diventare ancora più impattante per un campionato tutto da vivere.